Ciao a tutti, a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti ad una nuova puntata di Pietro Tranti Cycling Podcast per la prima volta di sempre live insieme. Benvenuto Marco qui. La prima e ultima, direi. Dopodiché, ciao a tutti. Sono dovuto venire a recuperarlo, languiva, marciva in un carcere turco come in Fuga di Mezzanotte. Abbiamo organizzato questa fuga che è partita al primo giro del San Luca, tra l'altro. Quindi l'ho riportato tra noi, ragazzi. Sono dovuto venire proprio di persona, Eccoci, personalmente. serviva questo, evidentemente. No, non è vero, non è vero. Ci sono tanti motivi per i quali non siamo stati insieme per un po' qui a Pietro Tolanti, ma siamo sempre stati ovviamente presenti in altre forme, quantomeno spirituali, Abbiamo no? fatto Diciamo. pace, dai, diciamo, abbiamo fatto pace, abbiamo litigato per 6 mesi, ora abbiamo fatto pace, Tutti i quindi giorni per 6 mesi. è stato il nostro impegno quotidiano, su WhatsApp, anche di notte, Telefonate notturne proprio a svegliarci perché ci volevamo del male, proprio. Dopodiché, insomma, abbiamo detto, non... siamo grandi, dai, siamo anche abbastanza adulterati, non vale la pena sprecare il nostro E tempo. adulteri? Spero di no, spero di Beh, no. insomma, dai. Beh, a volte. Beh, ben ritrovati, insomma. Siamo qui ovviamente a Bologna, appunto, perché Marco è riuscito finalmente a venire a Bologna. Si Si vede che vede, siamo a certo, Bologna, voglio beh, dire. il Non c'è bisogno di paesaggio, precisare le questa torri cosa. sullo sfondo, l'odore di mortadella, no, appunto. Ah. Vado matto per l'odore di mortadella la mattina. Kilgore, vai. E insomma, siamo qui per parlare del fatto che io e Marco finalmente ci siamo incontrati, ma soprattutto del fatto che Marco è venuto a vedere il Giro dell'Emilia di quest'anno qui a Bologna. Sì, me ne avevamo parlato bene, aveva recensito bene su TripAdvisor, ho detto vabbè, andiamo a Bologna, andiamo a visitare le due torri, quell'altra cosa lì, e poi il giro delle mie, me ne parlano bene, pare Soprattutto negli ultimi anni pare che ci sia una buona partecipazione. Poi a volte capita anche che i buoni partecipanti si ritirino dopo il primo giro, però comunque c'era grande attesa per questa Emilia, che in realtà è stato super bagnato dalla pioggia. Cioè, a volte si dice Emilia bagnato, Emilia fortunato. Non so se mi hai sentito questo detto. Quanta fortuna hai appreso a questa Emilia? Beh, oddio, a parte la cervicale, o anzi, a parte, visto che siamo, i capelli, la pelliccia, lo stivale. Quanta pelliccia poi, eh? Cioè. Allora, ragazzi, Marco è proprio un grande saggio comunque dal vivo. Io adesso posso dirlo, cioè veramente sei un pensatore di una volta. Cioè, nel senso che sto raccontando ai nostri amici che ti ho trovato abbastanza po poco verbale dal vivo, perché si vede proprio che sei una persona molto molto osservatrice. Infatti sto pensando in questo A momento, cosa? Ai tortellini? tortellini che mangeremo stasera, che stasera me ne vado via, però non senza aver preso alcune cose tipiche di Bologna, il tortellino, la mortadella, Stefano me lo porto con me, così lo tengo sott'occhio, gli impedisco di mettersi nei guai, di finire di nuovo nelle carceri turche, al Ponte dei Sospiri, il famoso Ponte dei Sospiri di Bologna. Famosissimo, come la piccola Venezia, no? Adesso, se Venezia tenesse l'Umer, Certo, sarebbe una piccola Bologna. sarebbe una Vabbè, piccola Las Vegas, anche se sicuramente. avesse il deserto invece, no? Allora, flexiamo le magliette, anch'io sono una nuova, non c'entra niente, però mi piace, così. Chi è il Tretta di San Francisco? Beh, uno che alle Olimpiadi ha ben figurato, mi pare, no? Un certo Stefano, anche lui, Curry? proprio Curry, lui. ragazzo, Curry. E insomma, Marco, da quant'è che non venivi all'Emilia? Qual è l'ultimo anno che eri venuto? Mi L'ultimo dicevi? anno, onestamente, non ricordo manco chi avesse vinto quell'anno. Boh, ci sono venuto 4-5 volte al Giro Beh, dell'Emilia, non male. non ricordo. Non Il male. ricordo più forte che ho è forse l'anno in cui vinse Rebellin, in cui di grande forse si piazzò sul podio. Peppe di Grande. Beh, come mai te lo Correva per ricordi? l'Amiche. E c'era lo sponsor qui, quindi dopo anni di anonimato fece una super prestazione. Ah, così molto casuale, Sì. perché aveva preparato molto bene quella No, corsa perché mi pare comunque. che ci fosse anche una tresca tra lui e, la figlia dello sponsor, e quindi Ah, ci teneva a fare bella figura davanti al suocero. hai capito, ma Storie di ciclismo di un beh tempo ormai sì. andato.
quando Gio so Emilia se lo giocava di grande. Ah sì, quello sì, quello sì. Però dall'altro punto di vista non so quanto sia andato in realtà queste storielle retro. Vabbè, sono il ciclismo un pochino anche. Un tempo ti davano pure il salame felino, ti davano. Invece quest'anno pioveva, non c'è stato nulla. Peccato. Però adesso non so se hai visto, ma c'è il bar sotto le orfanelle che hanno messo dal tour. E quindi chi vuole può andare a farsi le birre lì, in realtà. Un bar dal tour, d'altura, come si fa la pesca. Oh, devo dire che dal mio punto di vista, io avevo visto degli Emilia bagnati nei miei primi Emilia, quindi avevo l'immaginario che l'Emilia fosse una corsa autunnale, come Lombardia, no? Cioè, tu vai lì col Keyway sempre. Mentre in tutti gli ultimi anni, come sanno tutti coloro che non solo hanno visto l'Emilia in TV, quando si vede, oppure ci sono venuti, in realtà era piena estate sempre, ma proprio l'anno scorso penso fossero 34 gradi o 35, non so, una cosa del genere. Ma fai guarda, sì. Vabbè, soprattutto in realtà lì, poi con tutto il cementone, poi quando fa caldo per davvero. Però quest'anno invece siamo tornati un po' al passato dal punto di vista appunto climatico. E perché ne stiamo parlando così tanto? Perché obiettivamente, Marco, vai a vedere una corsa in circuito e piove sempre, diventa un po' quello anche il protagonista della giornata, in un certo senso, oltre a un altro che c'è stato. In tutti i giri pioveva, tra sì, l'altro, sì, sì. C'è stata una guerra. No, stavo pensando che in Lombardia la classica delle foglie morte, considerando anche... per esempio il fatto che la curva delle orfanelle, potremmo chiamarla la classica delle figlie morte, però, se non fosse abbastanza macabro. Però le orfanelle non sono le figlie morte. Beh, forse da quest'anno è la classica delle corse morte, morte al primo giro, così. dobbiamo trovargli un nome, in effetti. La classica delle mortadelle. Se no, potrebbe essere. Visto che tra l'altro, insomma, sappiamo che Ludovico, che è stato il vero grande protagonista del weekend, ovviamente, da queste parti, il buon Ludovico Grassi, ha coniato un termine perfetto. Ricordiamo che l'ha coniato totalmente lui, come dicevamo ieri sera al pub. Oh, totalmente lui. Bisogna riconoscere a Marco Francia la paternità. No, allora, Ludo non l'ho indirizzato. A Ludo non interessa il concetto di proprietà intellettuale, l'abbiamo capito. Quindi, Ludo ha inventato il nuovo soprannome, vale a dire Mortadei. Mortadei. Perfetto. Perché non ci aveva mai pensato nessuno? È così. Perché non aveva mai fatto il Giro delle Emilie, non aveva mai vinto il Giro delle Emilie. Esatto, esatto. E da adesso in poi è anche Mortadei, quindi ci siamo, ci siamo. E insomma, com'è stata questa visione divina per cinque giri, tutti questi cori? Vabbè. È difficile trovare le parole giuste, per questo motivo direi di chiudere qui la trasmissione. Ci mettiamo una foto di Tadei 10 minuti, esatto, col muto. Poi potremmo fare delle musichette noi a voce, come quelle dell'altra sera, ti ricordi? No, quali? Allora, questa ve la dico. Allora, l'altra sera eravamo al pub post Emilia, era abbastanza tardi, era successo un bel po' di roba nel frattempo, e insomma stavamo parlando di fare questa trasmissioncina qua molto tranquilla sul divano. Adesso è lunedì mattina, quello bianco lì sul divano, esatto. E Marco diceva: vabbè, facciamo anche una canzone, come sempre, giustamente, facciamo anche una canzone. E proprio in quel momento era partita Bohemian Rhapsody e ci siamo prodotti in questo memorabile duetto. Tanto memorabile che manco me lo ricordo. Ah sì sì, ora, ora capisco perché non me lo stavo ricordando, che in quel momento i miei erano... Bella serata, vabbè, dai Marco, puoi raccontare, insomma, io mi trovo sempre a dover parlare dei giri degli Emilia barra delle cose che organizzo io, ma mi sento un po' strano, secondo me sono gli altri che dovrebbero parlare, quindi ti chiedo com'è andata questo weekend, racconta anche un po', restituisci a chi ci ascolta cosa significa venire qua a fare il weekend dell'Emilia, tutto il gruppone, tutto. Beh, vabbè, allora, l'Emilia, partiamo dal dire che per il tifoso forse è la corsa più bella, perché sì, vai lì, c'hai già una location clamorosa, c'hai i portici, quindi se piove puoi anche decidere di non bagnarti. Noi invece abbiamo deciso di stare davanti per bagnarci. Io sono andato direttamente nel prato dall'altra parte, proprio così, ne avevo voglia.
Alba Pratalia Araba. E quindi già questo è un, diciamo, è un boost di piacere. Poi la compagnia era sensazionale, c'era tanto popolo di ciclo web, di pietre, anche di persone che non conoscevamo, certo. Perlomeno si fermavano, ci importunavano, ci chiedevano di fare una foto, con grande piacere, grande gioia, veramente grande gratificazione, aver visto anche persone come, no, con cui lavori prima o poi, con cui però magari non ti sei mai incontrato. No, è stata veramente un'esperienza. Penso che la rifaremo. Guarda, ora non so se organizzeranno ancora il Giro dell'Emilia, ma se lo faranno, chiamami, che io ci faccio un pensierino di farlo diventare un appuntamento fisso. Però facciamo una convenzione con Adriano, con amici. Adriano, non mollare, continuiamo a organizzare il Giro dell'Emilia, così possiamo vedere, continuare a vedersi io e Marco, se no non ci vedremo mai. Cioè, questo è il succo. A meno che non decidi, Adriano, di organizzare un giro del Salento, così viene lui da me. Non lo stiamo assolutamente proponendo, ovviamente. Ma lo organizziamo noi, lo organizziamo del ciclo web. Ma tu lo volevi fare? Io volevo fare un giro del Salento femminile, una gara a tappe, di 4 tappe. Ci ho provato a organizzarlo, però questa ve la racconto. Dai. Anni, sì, pochi anni fa. C'era ancora la giunta in Puglia di Nicchi, grande politico pugliese, che ha fatto 2 mandati. Il primo mandato è stato meraviglioso, il secondo mandato invece ha cominciato a mostrare un po' la corda, però sicuramente ha dato una svolta in quegli anni alla Puglia. Vabbè, ma questo non c'entra quello che volevo dire. Allora io cominciai a fare il giro di tutte le cappelle, di tutte le amministrazioni, provincia, regione, tutti i comuni che avrei interessato, che stavo interessando per l'organizzazione, che comuni sede di tappa, Otranto, Gallipoli, altre località, Lecce ovviamente, Maglie. E la corsa si sarebbe dovuta svolgere nella prima parte della stagione, marzo. Avevo già preso accordi con la location che avrebbe dovuto ospitare le atlete, un resort molto bello a Otranto. Maggiulli, se non sbaglio. Avevo fermato anche le date per il calendario, era tipo dall'8 all'11 marzo, qualcosa del genere. E niente, e quindi cominciai a fare il giro, appunto, per raccogliere i fondi, i finanziamenti, eccetera. Preparazione all'Alfredo Bind. Avevo già preparato tutte le altimetrie, un gran lavoro, devo dire. Non sapevo che fosse così là. Sì. Caspita. Avevamo creato anche la società, associazione sportiva, perché per organizzare una corsa ci deve essere un'associazione sportiva che la organizzi. Associazione sportiva affiliata alla Federciclismo, cioè era Federciclismo di Dirocco, quindi io operavo in territorio nemico, ma devo dire che dalla FC non ho avuto alcun problema. Il problema è sorto nell'interfacciarmi con le varie amministrazioni che avrebbero dovuto, insomma, sostenere sostanziosamente, diciamo, la corsa si prevedeva avere un budget di 100.000 euro, che per 4 giorni di gara è nulla praticamente. Però era anche un ciclismo femminile diverso rispetto a quello di oggi, certo. Sono passati una decina abbondante di anni. Insomma, sì, e anche 100.000 euro valeva molto di più ai tempi, sì, rispetto ad ora, tra l'altro. C'hai 100.000 euro da prestarmi? Ne parla come se fossero, insomma, bruscolini. Allora, chiudo questa digressione non richiesta. Dove crolla tutto? Parlo con il rappresentante della regione. Non incontrai Nicchi, incontrai un suo sottoposto. E gli dissi: allora stiamo facendo questo, gli illustrai il progetto, gli mostrai tutte le carte, il piano, eccetera. E lui mi disse: sì, lo sosteniamo, noi come regione diamo un contributo a saldo, cioè quindi dopo che la cosa, la manifestazione X si svolge, diamo un contributo per ripianare i debiti, per pagare le spese, se ci sono, per un massimo, mi pare, di 5 o 10 mila euro. Quindi non è manco chissà che sborso. E io ho detto: ma scusa, ma in che senso per ripianare, per
i debiti, le spese, cioè, si spera che se organizziamo una cosa la facciamo, no? Sostenibile. In attivo, mica dobbiamo perderci. E lui mi fa, era uno della regione, e mi fa, vabbè, ma tu quando presenti il rendiconto non è che devi metterci proprio tutte le entrate. Cioè lui mi invitava, questo addetto della regione, mi invitava a truffare la regione. Ma se me l'avesse detto il Fitto della situazione, che è stato pure Raffaele Fitto, presidente della regione, non mi sarei stupito, avrei detto vabbè, a brigante, brigante e mezzo. Però il fatto che questa cosa venisse dalla giunta Vendola, che io avevo proprio appoggiato con tutto me stesso, mi fece proprio cadere, non dico le braccia, ma proprio le palle, proprio rotolarono per chilometri e chilometri. Palle rotolanti, sì, sull'altimetria, tra l'altro, che avevo fatto. Ci fu questo lungo rotolio di palle. Ballonato. E a quel punto, insomma, venne meno molta della mia motivazione, perché... Se bisogna fare le cose, bisogna farle bene, non bisogna farle in questo modo. Io devo fare la truffarella per recuperare 5.000 euro. Ma stiamo facendo noi adesso, no? Che faccio le cose bene tenendo il microfono in mano, così alla cazzo. Ah, lo stai tenendo in mano? Vuoi il cambio? No, tranquillo. Ti tengo la mano, la sorreggo. Sono abituato dopo il video dell'altro giorno. E quindi va bene, e quindi finì male. Però torneremo a provare a organizzarlo. Dai. Perché sono cambiate le cose in peggio, quindi possiamo sperare che stavolta vada bene. No, diciamo che negli ultimi tempi si sono attivati dei meccanismi per i quali potrebbe anche essere pensabile ritornare su quel vecchio progetto, comunque sempre. Perché una corsa facile, visto che l'altimetria del Salento non permette chissà cosa, certo. Però ci sono anche delle salitelle, c'è il vento, a inizio stagione una gara femminile la puoi tranquillamente organizzare. Un paio di strappi per gli arrivi ci sono, una crono, ci sta. Quindi ci ragioniamo, ora che chiudiamo questa trasmissione ci mettiamo d'accordo, io e Stefano, mettiamo un po' di cose per iscritto. Assolutamente, non vediamo l'ora. Questo vi dà anche un po' l'idea di quanto sia difficile anche per chi già organizza corse, appunto, anche se noi le vediamo che ci sono da sempre, quindi vabbè, certo che c'è il Giro dell'Emilia, certo che c'è, che ne so, la Coppa Bernocchi, ma in realtà ogni volta è un lottare mi ricordo che Adriano Amici mi diceva ai tempi che il lavoro per l'Emilia dell'anno successivo inizia il giorno dopo dell'Emilia, cioè non è che nasce tutto così, insomma, facile. Non fanno più il GP Beghelli. Esatto, perché non avevano tempo. Gli infastidiva questa ripartenza, capito? Cioè, ma io domani devo organizzare le mie l'anno prossimo, poi dai, qui a Monteveglio a mangiare la mortadella, a fare il Beghelli e poi... Hai ragione, in realtà era due giorni dopo, effettivamente. Sì. Hai ragione. Ma sai, con l'inflazione poi dopo. Ci sta. E quindi vabbè, insomma, l'Emilia è sempre meravigliosa. Tra l'altro vi dirò una cosa, visto che io ho visto anche il tour a Bologna quest'anno, e già l'avevo detto dopo il tour, ma secondo me l'Emilia è nettamente meglio di quello che potrebbe mai offrirti il tour, che certo c'era 5 volte le persone, forse 10, però cioè, l'atmosfera è proprio diversa, l'atmosfera dell'Emilia è unica. Lì c'era 5 volte le persone, qui c'era 5 volte Taddei. È vero. Perché al tour sono passate solo una volta? No, due. Ah, due. Due, sì. Beh, sì, ha tirato una bella sgasata. Infatti, tra l'altro, ti dirò che nelle 5 scalate dell'altro giorno non ha superato in nessuna il tempo che aveva fatto al tour, comunque. No, l'abbiamo controllato, perché ce lo chiedevamo, effettivamente. Ce lo chiedeva l'Europa. C'era il fattore pioggia, effettivamente. Però, insomma, il tour è il tour. Ora, non per pioggeria, però, insomma, io mi aspettavo. Ma c'è un plus rispetto al Tour de France. De plus. Anche. C'è un de plus. E c'è pure la gara femminile. Certo, visto Elisa, certo. Longo Borghini ha fatto questa bellissima vittoria. Quarta volta che la vedo vincere. Che bello. Elisa, che goduria. Che goduria. Una delle ultime volte in maglia Lidl Trek, tra l'altro. È stato ufficializzato proprio l'altro giorno il passaggio all'UAE. Per quanto riguarda il contorno, Marco, volevo portare anche agli spettatori un po' alcune cose che abbiamo visto, poi ci saranno dei video anche per l'osteria, però insomma, per esempio vorrei raccontare brevemente questa storia della bandiera della Palestina. Cioè, c'erano dei ragazzi che io conosco in realtà,
pazzi squinternati proprio, ma veramente sì, a proposito, li ho conosciuti in galera, esatto, che avevano portato la bandiera della Palestina, che in realtà avevano anche al tour, ce l'avevano anche l'anno scorso, però adesso magicamente la Digos non ti fa passare perché hai la bandiera della Palestina e tu puoi passare perché non stai commettendo nessun reato, ma la bandiera evidentemente sta commettendo un reato, Marco. Beh, si dice che le bandiere non esistano più nello sport, quindi... Beh, però Van Aert ha firmato indeterminato. Ma ha beato lui che c'ha la possibilità di firmare questi contratti a tempo indeterminato. Qua siamo tutti nel precariato più totale, quindi Van Aert privilegiato del sistema. No, questa cosa è stata incredibile, perché questo ragazzo poi è passato questa bandiera, l'abbiamo fermato ovviamente e l'abbiamo intervistato, c'era Claudio Dancelli, mm-hmm. Vedrete credo all'osteria i riflessi filmati di questa roba, e poi un altro mi dice: occhio che questo ragazzo con la bandiera lo stanno seguendo due della Digos, al che io ho detto carissimi ad alta voce: salutiamo la Digos. E allora uno dei due della Digos si è sentito salutato e ha cominciato a squadrarmi fissandomi. Vabbè, tu di solito a un saluto come rispondi? Squadrando qualcuno per quarto d'ora, è il classico squadrismo che è tornato un po' di moda. E quindi, e questo mi ha puntato, ha visto il suo barbone, ha detto: questo qui come minimo si farà esplodere al passaggio, capito? Mi aveva preso per un facino roso, effettivamente ci aveva pure preso. Beh, sì, diciamo, ti dirò che il radar del digossino ha funzionato bene, insomma, volevo andare a dargli un segno di pace, ma poi mi sono trattenuto, perché ho detto: perché cercarsi dei problemi quando possiamo, e poi niente, possiamo avere solo i nostri. Onestamente è stata una cosa abbastanza sgradevole, qui lo posso dire anche seriamente. Sì. Molto sgradevole, insomma, molto. Nessuno sta facendo nulla di male, avere il Digos che ti fissa, che ti guarda, ma poi senza neanche fingere di guardare, cioè proprio così, così fisso. Ma è perché, cioè, il suo obiettivo in quel momento è farti sentire in quel modo, cioè, è esattamente quello che sta facendo. Gli hanno insegnato proprio. Prendono da questa cosa. Insomma, sì. A Bologna succedono anche queste spiacevolezze. E invece dicevo, al tour, da paradossalmente. Non ce l'abbiamo la Digos. Ah, no, non esiste proprio. Non è mai stata istituita. No, vabbè, e la cosa assurda dicevo è che al tour invece non c'era la polizia, nonostante ci fossero tipo milioni di persone, perché c'era lo sciopero e non erano riusciti a revocarlo. Fu una cosa pazzesca, secondo me è stato praticamente un miracolo che non sia successo niente. Sciopero, ci si può fare dei meme, insomma, no? Lo scioperismo è superiore anche allo squadrismo, alla sicurezza nazionale. Scusa. A proposito di sicurezza, forse la cosa più che ci ha colpito di più in positivo, almeno a me, di questo Emilia, è stato un gruppo di ragazzi molto giovani, tra l'altro, e questo è un ottimo segnale, che ha portato una lunga, lunga serie di cartelli dedicati ad un grido per la sicurezza nel ciclismo. Recitavano, per esempio, "More safety for cyclists" e "No more death", quindi no, basta morti nel ciclismo, e ne avevano anche due più grossi che ho fotografato. So che tu ci hai parlato, io non sono riuscito a parlare proprio perché ero dall'altra parte, nel cioè, prato. Era dalla parte dell'antisicurezza. Esatto. Morde, se lui c'era sti cartelli che incentivavano gli incidenti. E niente, no, devo dire che mi ha colpito, mi ha fatto piacere, mi ha anche un po' emozionato questa cosa, perché appunto vedere dei ragazzi che tra l'altro hanno, insomma, un'età molto delicata per queste cose, verso i 18-19, cioè, la nostra età. La nostra età, esatto, diviso due, che si interessano, hanno capito, a differenza tra l'altro di tantissimi magari dei loro predecessori, no, a differenza anche della Digos che pensava ai cartelli "No More Death", forse sono sempre dedicati alla Palestina, per carità, possiamo condividere sicuramente il messaggio, certo, però in questo caso erano orientati su un altro focus, però vabbè. E volevo parlarne anche perché, Marco, purtroppo diciamo che la giornata di pioggia non ha proprio reso tanto merito al loro lavoro, perché chiaramente dopo un po' i fogli erano bagnati, i loro non potevano stare troppo fuori, eccetera, e invece avrebbero meritato, secondo me, anche un po' più visibilità, anche per via del fatto che ci sono stati questi problemi di,
di linea, era tutto molto pixelato nelle immagini della gara, eccetera. Cioè non si è visto bene, capito? E avrei voluto proprio. Però comunque il fatto che Non so. qualcuno abbia raccolto il loro grido, cioè nella fattispecie noi, non so Come al se neanche qualcun altro, solito. e che quindi rilancerà questa, cioè anche un'intervista a uno di questi ragazzi, piccoli segnali, come sono piccoli segnali, ma importanti le prese di posizione anche di alcuni corridori Sì. giovani. Abbiamo visto Raccagni Noviero, Noviero, sì. che è uscito insomma con delle frasi importanti su questo tema, e quindi qualcosa si Eppur si muove, muove molto lentamente, siccome troppo. quello che serve è un cambiamento culturale, è normale questo cambiamento culturale poi viaggi sulle gambe dei più giovani, che Esatto. arrivano più freschi, meno diciamo coinvolti in una visione un po' vetusta e anche di retroguardia, Sì. alla classica visione, cioè ma non si può fare, non si è mai fatto. No, è proprio perché non si è mai fatto che si può fare, altrimenti. Certo, sono desovrastrutturati e quindi non hanno quei blocchi magari che abbiamo anche noi, magari sicuramente, almeno in parte. No, quindi insomma, ci ha fatto molto piacere, penso di poterlo dire al plurale, no Marco? Dai, in questo caso, ci ha fatto molto piacere e continueremo come sempre a spingere su questo. Questo è stato un po' l'Emilia, tra l'altro poi vabbè, c'è stato anche l'episodio di Ludo con Taddei. È vagamente ignorato, però insomma, Taddei ormai è il Mick Jagger del ciclismo, Taddei l'ha insomma. ignorato, è un ignorante, insomma, uno che ignora È un uno che bambino che ignora. sta lì sotto l'acqua e piange, dice: ah, Taddei, Taddei, ti adottami. prego. No, scusa, ma come sono io che. Sto no, Taddei. No, non è successo nulla di tutto questo. Niente, avrei potuto fare del San Luca un bivacco, di me non scherzo, avrei potuto fare quello che va a lavorare, andare in sala stampa, insomma, come era previsto anche che accadesse. Però poi nel corso della giornata mi sono lasciato travolgere Ma sì, dalla compagnoneria, quindi siamo stati con tutti i perché appunto, ragazzi. come dicevi prima, è la corsa più bella da vedere, proprio per questa questione del palcoscenico naturale, del fatto che passano 5 volte, che si crea necessariamente quasi una continuità, il fatto che rimani lì praticamente per forza, almeno per 2 o 3 ore, con tutta sta gente intorno. Tu stai 2 o 3 ore in un posto, è come stare in un pub, in un locale, cioè No, poi fai balotta, si dice a ste parti. esatto, andare a fare l'intervista, naturalmente, voglio dire, è una cosa che si fa, però ai fini del racconto di questa corsa, di questa giornata che noi possiamo farne, avere una dichiarazione di Taddei che risponde alla tua domanda, oppure raccontare la corsa vista da un altro versante, con un'altra prospettiva, sicuramente. Le dichiarazioni di Taddei sono a disposizione di tutti, però il Certo. racconto invece della corsa vista anche dalla parte dei tifosi è anche bello, insomma. E questo stalking continuo ai danni dell'Iridato, partito dalla mattina da Vignola al Sì. bus. Beh, per alcuni anche da 2 giorni prima Sì, all'albergo, sì, Marco c'è riuscito a fare la foto col figlio. Francione, Sì. vabbè, ma lui Vabbè. è uomo di mondo, lui sa come. Il Giornalista maltempo ci ha d'assalto. danneggiati perché Sì. saremmo dovuti arrivare un giorno prima, però fare il viaggio sotto il diluvio, anche no, con zone qui anche allagate, Sì, era alluvionate, pericoloso, non era il obiettivamente. caso, e quindi abbiamo posposto la partenza. E ci siamo persi l'occasione di poter andare nell'albergo la sera prima, come ha fatto invece Marco Francia, che sagacemente e sapidamente è E andato lì, anche proprio armato di macchina saganamente. fotografica Incredibile. del 72, Taddei. Mortadei. quindi bello, dai, bello, bello. È mancata la sfida, la lotta, perché comunque lui le ammazza le cose, però sai, c'è Renko, c'è Roglic, ti aspetti che un po' più di fastidio glielo diano. Ma con quel tempo, purtroppo, vedi, avendo visto tanti Emilia, so che c'è proprio la tendenza anche fra i big, che se vedi che non hai la gamba al primo giro per vincere o fare almeno podio, diciamo,
Ci sono gare più avanti, con un tempo così, farsi altri 8 km al 10% non è comodissimo e lasciano perdere, Ma sai, c'è anche per non anche, ammalarsi, ma insomma. c'è anche da dire un'altra cosa, che altri Emilia si sono risolti al penultimo giro o all'ultimo Beh, giro. quasi tutti, in E realtà. invece questo qui è partito subito e Sì. ha subito data la botta secca. Esatto. Ma quest'anno Infatti, è di solito così. magari si ritirano al quarto giro, appunto, quelli che scoprono di non avere la gamba, perché lo scoprono in quel momento, non subito, così, presi di sprovvista tutti Invece la quanti. lotta per il secondo posto è stata appassionante, nel Sì. senso che abbiamo visto Pellizzari a lungo provare, però si è finito per cercare di... Lipovic ha fatto una gara Lipovic, clamorosa, idem veramente. Lipovic, rimasto a lungo all'inseguimento solitario di Taddei, e poi nel finale invece sono emersi Pidcock e Piganzoli, che già vedevamo sgambettare bene Sì, nei giri precedenti, ma nel Piganzoli caso... molto molto bene, devo dire. Decisamente la sorpresa di giornata, direi. Una piacevolissima sorpresa per tutti noi, Si è insomma. guadagnato una bella foto del Sì. podio da esporre. E non solo, ho visto Garofalo invece che ha una foto di se stesso subito dietro a Taddei sulle orfanelle e l'ha postata e dice, dai, questo gli faccio un quadro, non mi succederà mai più assolutamente. Ma è anche, quando c'è uno così forte, c'è anche in un certo senso un rispetto così importante da parte anche di atleti, magari giovani o minori, insomma. Non proprio quelli che si competono per le vittorie, che diventa quasi idolatria. Cioè, ma l'abbiamo visto in tantissimi sport. Cioè, io mi ricordo alla fine della carriera di Michael Jordan, tutti che cercavano di farcisi le foto, scambiare qualcosa, o insomma, a chiunque penso sia successo, no? E quindi. Beh, il Garofalo di turno sicuramente non pensa di poter mai battere Pogacar, non succederà letteralmente mai, a meno che A non sia in meno fuga, insomma. servirebbe la rivoluzione dei Garofali, forse. E lui in fuga con Almeida, magari un portoghese comunque, e lo mettono nel sacco. Prima o poi Sì, perderà una corsa certo. Taddei. Solo che è un po' lontano, secondo me, questo momento. Non lo so, fammi sapere. Guarda, io penso che se ora non entro nella discussione se Taddei sia Merckx o non Merckx. Però sicuramente posso capire i suoi avversari e anche il pubblico che lì aspetta. A questo punto il tema qual è? Quando e come e da chi perderà Taddei? Ecco, Certo. questo è il tema Beh, la cosa principale. paradossale è che era un tema nato già qualche anno fa, dopo i due tour, e poi è arrivato Jonas, che infatti è stato parecchio imprevedibile a livello di quello che potevi pensare dei successivi 5 anni di ciclismo, magari nel 2020. E quindi certamente sappiamo che le cose possono cambiare in Ma fretta, ma perché? al tempo stesso, Marco, non mi aspetto certamente che Taddei peggiori No, ma a breve, ecco, sai qual è stata anzi. la traiettoria? È stata questa. Allora, fino alla 20ª tappa del Tour 2020 c'era il doping di squadra della Jumbo, che permetteva a questa squadra di avere 6 corridori su 15 del gruppetto che facevano il treno, poi Roglic andava a vincere le tappe. Poi alla 20. Diciamo, disclaimer, c'è della gag. No, 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 No. no, è proprio andata esattamente così. Poi alla 20ª tappa c'era la scadenza sul doping di squadra, era scaduto e quindi non ha più funzionato ed è arrivato Taddei col doping di Taddei, che è andato avanti per 2 anni questo doping di Taddei. Poi è scaduto anche il doping di Taddei ed è ritornato il doping di squadra della Jumbo, che ha permesso a Vingegaard di vincere 2 Tour de E poi di vincere France. Ora, tre Grand Tour nel 2023, tutta la squadra. Esatto, quindi che ve lo dico a fare. E poi invece quest'anno il doping di squadra della Jumbo, diventato Visma, è stato surclassato da un nuovo doping che prima non si conosceva, ora lo conosce solo Taddei, ce l'ha solo lui, e quindi lui ha Vabbè, potuto fare questa dai. Ma dai, un stagione. pochino di distribuzione ai compagni la farà, dai, un pochino. Hirschi, secondo me, ne ha Ho visto le approfittato. belle scalate di Polit al tour anche. Però ovviamente tutto in gag, ragazzi. Tutto? Nulla di tutto in gag. Cioè tutto finto, questo che hai Ma detto lo stai dicendo per Marco. l'algoritmo o per Certo. il nostro pubblico? Il nostro pubblico lo sa, insomma, come la vediamo, no?
Beh, ne abbiamo parlato diffusamente, ne parleremo sicuramente anche altre volte, diffusamente. Ne abbiamo parlato in una specifica puntata. Però in quella puntata diffusamente. Cioè. Sì, decisamente. Detto ciò, sicuramente in tanti Marco si staranno chiedendo, un po' si sono chiesti perché non abbiamo prodotto in questo periodo, e posso rispondere un po' con la mia assenza personale che ho già spiegato, i problemi con l'ufficio, ma insomma entro qualche settimana tornerò pienamente attivo e costante. Pietramente. Pietramente, bello, pietramente. Ma anche il fatto che abbiamo introdotto tanti nuovi format in ciclo web ultimamente. Riunione tecnica ovviamente è diventata una parte fondamentale del nostro lavoro e visto che riunione tecnica ha un'anima più live, più proprio che deve stare sul pezzo per forza in un certo senso, e quindi mentre ci sono i periodi di corse molto intensi diventa la priorità, Marco, no? Chiaramente. In questo ovviamente dovremo essere bravi noi nei prossimi periodi a integrare bene tutte le cose che abbiamo lanciato e quelle che lanceremo, perché ce ne saranno altre che non spoileriamo, Marco, nello specifico. Oppure, vabbè, io come al solito tanto lo so che spoilerare qualcosa. Le abbiamo già spoilerate, insomma. Sì, ci sarà una serie dedicata alla vita segreta dei corridori, ci sono delle cose molto morbose, immagini di nudo, sesso di gruppo, queste cose così, a cui a volte partecipa pure lui. Quando dice l'abbiamo introdotto, non è casuale, lui si è introdotto in questi club privé di scambismo, ciclo scambismo. Ma dove sarebbe questo posto trodotto? Beh, questa era da Marco Grassi, scusa, dove vai? Cioè, io cerco di imitare il migliore con scarsissimi risultati. Faremo delle cose, e siamo qui per questo, altrimenti saremmo l'altra stanza, in bagno probabilmente. Se buttavi giù la webcam facevi un casino, però cioè mica, vabbè. Detto ciò, appunto, dopo questa parentesi siamo tornati in pompas magnas. Entro qualche settimana riprenderemo la nostra produzione solita. Mi dispiace, non saremo più qui vicini a limonare. Non è detto. Dipende da quello che succederà ora che chiudiamo qui. Se c'è della tresca. Perché io sono interessato pure a entrare nei suoi giri di ciclo scambismo. Sempre attrodotto. Attrodotto, sempre. È un posto che trovate sulle guide. Le famose guide del deep web. Quindi niente, dai Marco, diamo appuntamento a tutti per tutte le nostre cose. Stasera c'è l'osteria che condurrò io, a quanto pare, insomma, a quanto pare, anche se non posso bere, e insomma ci vediamo per tutte le cose di ciclo web, le care cose di ciclo web, e soprattutto spero di rivederti presto anche dal vivo, Marco. Questo sarà è un impegno che abbiamo già preso, abbiamo già firmato anche un contratto col B&B qui per acquisire una quota. E niente, ragazzi, noi ci siamo, anche se a volte ci nascondiamo, però ci siamo. Finché non vi diremo non ci siamo più, noi ci siamo. Quindi giusto. Fate sempre affidamento su, sì. su quello che è. Se non stiamo tornando, torneremo. Cioè, se in un certo momento non stiamo tornando, significa che torneremo. E quindi dai, possiamo salutarci e darvi appuntamento ai prossimi Pietrotolanti e soprattutto a tutte le altre cose di CicloWeb. Ciao Marco. Ciao Stefano. No, baciarci, ma tu mi hai dato una testata, mi hai dato! Cosa risi? Ma dovevi piegare la testa, mamma mia, non hai mai girato degli sceneggiati, delle soap opera? No, sono scarso. Vabbè, mi manca la finzione, però adesso... Chiudi, mandali via che abbiamo da fare.